la prima volta che andavo all'estero. La sera prima di partire per lo stage ero molto ansiosa perché non sapevo cosa aspettarmi, la compagnia e soprattutto dal lavoro. Per quanto riguarda il lavoro come stagista, alla biblioteca, lavoravo in una biblioteca chiamata American Corner e avevo il compito di riporre i libri nei giusti scaffali e mi davano anche altri lavori come ad esempio sistemare i libri nuovi, prepararli scrivendo vari codici oppure dovevo sistemare alcuni scaffali. La cosa che più mi ha fatto divertire del mio stage è stato il soggiorno a casa perché eravamo in 11 ragazzi e vivevamo tutti nella stessa abitazione, quindi era molto divertente. La sera, solitamente durante la settimana, uscivamo e rientravamo per le 11:30 perché molti ragazzi dovevano alzarsi presto la mattina, poi invece il fine settimana si poteva uscire e rimanere in centro più a lungo. Solitamente a Breslavia ci si diverte andando nei pub, ci sono molti ragazzi, dato che è una città universitaria, quindi anche molti pub e diverse discoteche nel centro. No, in discoteca no, non siamo andati perché molte discoteche richiedevano anche 18 anni e non tutti, come ad esempio io, non avevamo 18 anni. La cosa che mi ha creato più difficoltà è stato il primo giorno lavorativo perché le mie responsabili erano piuttosto timide e non mi parlavano e quindi io sono rimasta in silenzio per tutto il giorno. Il primo giorno non mi hanno dato compiti, quindi sono rimasta seduta davanti al computer per tutto il giorno. Poi però, sin dal secondo giorno, invece si sono molto aperte, mi hanno dato diversi compiti e mi davano anche molte informazioni riguardo alla Polonia. Parlavamo inglese, che tra l'altro parlavano entrambe molto bene. Tra l'altro una delle mie capi era appassionata del Regno Unito e quindi si recava spesso in Regno Unito e parlava l'inglese in maniera molto fluida. Probabilmente la mia aspirazione per il futuro è diventare un ingegnere, non so bene il settore, e se non andrà bene invece lavorerò come insegnante, ma non adoro come lavoro, quindi preferirei di no. Tre parole riguardo al futuro: famiglia, un buon lavoro e probabilmente un lavoro all'estero, quindi estero.